benvenuti al laboratorio di apprendimento di Ki. Oggi impareremo un nuovo modo di aiutare l'ecosistema. Ogni giorno ci laviamo i denti, o almeno dovremmo farlo. E a volte, mentre ci spazzoliamo i denti, lasciamo il rubinetto aperto. In questo modo sprechiamo litri e litri di acqua. Attenzione, con un gesto semplicissimo come chiudere il rubinetto, possiamo rendere il mondo un posto migliore e più sostenibile. Esatto, ragazzi, ottimo! Cambiando i piccoli gesti quotidiani, possiamo aiutare il nostro pianeta. Salviamo insieme l'ambiente. Benvenuti al laboratorio di apprendimento di Ki. Oggi impareremo cos'è la deforestazione. La scomparsa delle piante si chiama deforestazione. Gli alberi sono lo scudo che difende l'atmosfera dall'inquinamento. Purtroppo i livelli di inquinamento continuano ad aumentare e gli alberi sono sempre meno. Se non ci sono alberi che fermano le nubi inquinanti, i raggi del sole non si riflettono e rimangono intrappolati sulla terra. Motivo che la temperatura aumenta in modo incontrollato e l'inquinamento ci fa ammalare. Anche la scomparsa degli alberi per molti esseri viventi significa perdere la casa. Ma non è ancora troppo tardi. Come possiamo mettere fine alla deforestazione? Piantando alberi! Raccogliendo tutti i nostri rifiuti per evitare che gli alberi si ammalino. Imparando ad amare la natura e insegnando a tutti i nostri amici ad amarla. Salviamo insieme l'ambiente! Benvenuti al laboratorio di apprendimento di Kit. Oggi impareremo cos'è il riciclo. Sicuramente avete visto dei bidoni di vari colori vicino a casa vostra. Sono bidoni per il riciclo. E i colori indicano i tipi di rifiuti che vanno dentro i bidoni. Gli avanzi di cibo e gli altri scarti di origine organica, cioè che provengono direttamente dagli esseri viventi, si buttano nel bidone dell'indifferenziata. La spazzatura dei bidoni di riciclo viene portata a una fabbrica di riciclo. Lì i rifiuti vengono sciolti o trasformati in una pappa. Poi questa pappa viene usata per fare nuovi oggetti. E il bello è che questo procedimento si può ripetere all'infinito. Forza, bambini! Andiamo a riciclare! Salviamo insieme l'ambiente! Benvenuti al laboratorio di apprendimento di Ki. Esistono due tipi di fonti energetiche, quelle rinnovabili e quelle non rinnovabili. Le fonti non rinnovabili sono il petrolio, il carbone e il gas naturale. Questo tipo di fonti energetiche sono molto inquinanti e un giorno finiranno. Oops. Poi ci sono le fonti rinnovabili. Le più importanti sono il sole, il vento e l'acqua. Queste fonti energetiche non inquinano e il pianeta Terra sarà sempre in grado di produrle. Abbandonare il carbone, il petrolio e gas naturale e usare le fonti rinnovabili renderebbe il pianeta Terra un posto più pulito e sostenibile. Salviamo insieme l'ambiente! Buon Natale! Tutti in salotto! È ora di aprire i regali! Inizia, Kangoo! Poi tu, Kit! Cosa ci sarà per Katty? Ecco il tuo, Monkey! Sarete belli caldi quest'inverno. Manca da aprire il regalo più grande di tutti. Che bel regalo! Favoloso! Ma prima di provarlo, copritevi bene. Oh,
andiamo a goderci la neve! Wow! Divertente! Un momento, ragazzi! Guardate dietro di voi! Oh no! C'è una palla di neve enorme che ci insegue! Certo! È stato il dottor Spooky a lanciarla! È vero! Oh no! State per cadere dritti dritti in un precipizio! Ma Kangoo ha un piano! Proprio nel punto giusto! Caduta perfetta! Centro! Proprio nel bianco! Sembra un pupazzo di neve! Guardate quant'è felice! Che bello! Con il naso e tutto il resto! Prima o poi imparerai la lezione, Spooky! Che fico! Kowabunga! Forza, Kangoo! Via! Ma che? Cosa sta succedendo? Il mare si sta prosciugando! Oh no! Guardate lì in fondo! C'è il robot del dottor Spooky! Avvisiamo le sirene! Amiche, non crederete mai che... Ops! Beh, penso che ve ne siete già rese conto. Come si fa a essere così cattivi, dottor Spooky? Bisogna fare qualcosa! Squadra Super Zoo! Ecco il robot! Se allentiamo questo dado, lo zaino si aprirà e l'acqua tornerà nell'oceano! Geniale! Alle capsule di trasformazione! Restituiamo l'acqua al mare! Spooky, preparati! Bene. Buona idea, Monkey! È altissimo! Ma si prepara con decisione! Prende lo slancio! Tantissimo slancio! E si vola! Buona mira! Divertici con uno dei tuoi disegni, Kangoo! Ottima idea! Uno strumento per allentare il dado! Andiamo, Kangoo! Così! Benissimo! No, cosa fa questo pulsante? Attenzione, Monkey, no! Kangoo, devi fare in fretta! Sì, ci sei riuscito, Kangoo! Arrivederci, dottor Spooky! Ma dov'è Monkey? Eccolo lì! Sembra stessi facendo nuove amicizie! Ed ecco Kangoo! Ancora ciao, amiche sirene! Siamo contenti che stiate bene!
Il mare ora è stupendo, perfetto per giocare a carte. Però non vale barare, eh? Io gioco sempre pulito. Io gioco sempre pulito, segnati questo, dottor Spooky! Benvenuti ancora una volta alla gara di talenti del dottor Spooky con la vostra amata giuria, gli implacabili Spooker. Tra poco il dottor Spooky si metterà dietro questa tenda e uscirà trasformato in qualcuno di completamente diverso. Oh no! Il lato oscuro ha fatto capolino sul palcoscenico. Guardate che bel costume porta questo cavaliere oscuro. Pantaloni aderenti e cappello elegante. Uno stile inconfondibile. Magnifica esecuzione della figura del polpettone. Tornato un'altra volta in piedi. Il dottor Spooky tossisce. Tossisce tanto. Tossisce tantissimo. Nessuno ha detto che fosse facile essere un villano. Dai, Spooky, tranquillo. È passata, è passata. Così. Davvero speravi di prendere più punti? Wow, perché hai bisogno di un'automobile quando puoi usare la forza? Bisognerà provare con un altro costume. Mio Dio! Con tutti voi, la principessa di ghiaccio! Coreografia da infarto, drammaticità, massima dedizione e persino un pupazzo di neve! Cos'altro si potrebbe chiedere a un'interpretazione del genere? No, non lo farai per davvero, Spooky? Dimmi di no! Quel passo di danza, no! Ci sei rimasto di sasso! Allora, riproviamoci. Il dottor Spooky cerca qualcosa per colpire la giuria, ma non ha trovato nulla. Cosa? 3-10? Gli Spooker lo amano così com'è!